Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus, potrebbe finire negli Stati Uniti. L'attaccante è corteggiato dall'Inter Miami di Beckham, che ha già arruolato Matuidi, ma l'argentino piace anche al DC United. Secondo The Athletic, a Washington starebbero pensando a Higuaín, che si ritroverebbe così a giocare nella squadra del fratello Federico. L'Inter Miami resta comunque in vantaggio sul calciatore in virtù di un accordo di massima già raggiunto per un contratto fino a dicembre 2022. Il pubblico negli stadi di Serie A potrebbe tornare relativamente presto. Il DPCM attualmente in vigore prevede che dal 1 settembre le società sportive possano presentare un programma e un progetto di sicurezza della manifestazione, lo inoltrino alla regione e la regione lo trasmetta al CTS per la validazione definitiva. Questo è quanto accaduto in Piemonte con la Juventus e come regione lo abbiamo trasmesso a Roma. Dai microfoni di Radio Sportiva, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, parla della possibilità che un numero parziale di spettatori possa essere ammesso a seguire dal vivo la partita di campionato dell'esordio del 2020-2021 tra Juventus e Sampdoria. In questo caso parliamo di 8.000 spettatori, precisa Cirio. Anche se il numero dipende dalle modalità operative che la società è in grado di mettere in campo e di come riesce a regolare gli ingressi, entro la fine della prossima settimana potremo avere una risposta dal CTS per darci il parere. La Juventus ha messo in campo un progetto con grande serietà che noi come regione abbiamo valutato con molta attenzione esattamente come abbiamo fatto per il Torino e per altri club. Ma come verranno eventualmente scelti gli 8000 spettatori? È una domanda che dovrebbe essere fatta da Agnelli, risponde il governatore. La mia competenza è solamente sui numeri. Il Barcellona ha praticamente liberato a parametro zero Arturo Vidal, che ora potrà andare a giocare dove vorrà. A scriverlo è il giornale Sport, che ha preso la notizia da fonti del club Blaugrana. L'accordo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore, è stato reso possibile dal fatto che il cileno ha rinunciato all'anno di contratto che gli rimaneva con la sua attuale squadra. Il Barcellona gli ha quindi concesso il via libera, così come ha fatto con Rakitic, che ha deciso di tornare al Siviglia, per la cifra simbolica per il Barça di un milione e mezzo di euro. Ora il trasferimento di Vidal all'Inter, con cui avrebbe già un accordo verbale, appare molto vicino. Mancano poco più di due settimane al via della Serie A 2020-2021 e la Juventus, come tutti gli altri club della massima serie, si sta preparando in vista dell'esordio contro la Sampdoria. Come riporta il sito ufficiale della società bianconera, la squadra si è impegnata, dopo l'attivazione e i consueti torelli, sul lavoro atletico a secco, alternato con esercizi di possesso palla, per concludere la partitella. C'è anche un'altra buona notizia per Andrea Pirlo, visto che Douglas Costa ha svolto l'intera seduta con il gruppo che venerdì si ritroverà ancora una volta al mattino.